Prima della pausa facciamo la conoscenza di Matteo Perna, che arriva da Marcon, in provincia di Venezia. Matteo Perna, come nasce questa tua passione per l'economia? Nasce dall'osservazione intanto della realtà, quindi tutto uno sconforto generale e quindi un cercare le soluzioni. La realtà ovviamente è oggettiva, non è interpretabile e quindi ho cominciato a fare la ricerca della verità. E questa ricerca Bello. della verità Non posso farci niente, siamo in diretta, non devi aspettare. è cominciata ponendomi delle domande e cercando sempre di più di arrivare, diciamo, all'origine dei problemi. È vero, la ricerca della verità. Ma la ricerca, Matteo, la ricerca della verità si può fare anche in un settore così sdrucciolevole come l'economia, che per sua natura è Sì, un regno di ombre, no? sì, Basta vedere quello che sta succedendo con le banche, insomma, in sì. questo momento, eh? Assolutamente. C'era, non so se mi ricordo, Falcone o Borsellino che disse una frase emblematica. A un certo punto uno dei due disse: non bisogna seguire la droga, bisogna I seguire il soldi, il denaro. denaro. Cerca, cioè segui la filiera del denaro. Ecco, e probabilmente loro hanno cominciato a seguirlo il denaro e hanno cominciato a capire che tutto il denaro parte dalle banche centrali. Si pensa che il denaro si sporchi nella fase di circolazione per fatti illeciti, di corruzione, di mafia. È vero. Però dobbiamo capire che oggi il denaro nasce sporco, perché all'atto dell'emissione la Banca Centrale Europea, così come tutte le banche centrali del Che sono mondo, private. che sono private tra l'altro, e gli stranieri, e pochissimi uomini, emettono tutto il denaro senza una riserva d'oro, quindi senza contropartita, addebitandola al valore nominale. Cioè le banche centrali, che sono delle vere e proprie tipografie, non vengono Tipografia, pagate certo. quanto tali, vengono pagate per il loro valore facciale per ogni singola Senti banconota. Matteo, poi torniamo a tutti questi argomenti. Devo dire, no, lo dico a Certo. Matteo Perna, che forse Grazie. non ci seguiva, non ha seguito, diciamo, negli anni, non è tenuto a farlo, insomma, evidentemente le cose che ho fatto in questi anni, ma con Alfonso Marra, con lo stesso professore Auriti molto tempo fa, con l'amico avvocato Marco Della Luna, questi temi, signoraggio primario, secondario, eccetera, li abbiamo sempre trattati per primi, rivendico questa cosa senza volere fare la pepita sulla spazzatura, ma su questo magari ritorniamo. Matteo, solo dimmi una cosa, tu hai presentato un ricorso in sede europea in queste ore. Sì, il 30 dicembre del 2015 sono andato alla Procura della Repubblica di Venezia e ho denunciato Mario Draghi, il governatore della BCE, nonché la banca centrale stessa e gli azionisti. Ti sei messo contro un potere forte, mica da Sì, ridere, infatti, prima di me ci sono stati altri, lo certo. stesso Marra, e il principe della denuncia è stato il professor Giacinto Auriti. E Giacinto volevo un Auriti. attimo parlare di questa denuncia che ha Sì? fatto Auriti e poi magari anche della mia. Professore Auriti denunciò la Banca d'Italia nel 1993 per truffa, usura, falso in bilancio, associazione a delinquere. Che è successo? Il procuratore, l'allora procuratore Ettore Torri di Roma, gli ha detto: professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, manca il dolo perché è sempre stato così. Cioè, siccome questi da 300 anni stampano moneta e la prestano, diventando proprietari di tutta la moneta in circolazione, illudendo i cittadini di essere i proprietari dei soldi che hanno in tasca sono i debitori, e noi paghiamo prima di tutto con tasse e prelievi fiscali, tipo anche interessi bancari, perpetrano questa truffa colossale, gigantesca. Come dire, se io commetto 1.000 omicidi, tutto va bene perché tanto ne ho commessi 1.000. Stessa cosa. Lui l'ha dimostrato alla Procura della Repubblica di E Roma ciò che, nonostante? ciononostante, la magistratura fa orecchie da mercante. Vabbè, chiaro. Ovviamente la Di magistratura sempre. non agisce perché non c'è un supporto da parte del popolo, Sì. che è completamente disinformato È su questa truffa. disinformato. Non è facile Però fare, come senti. posso dire, anche se la parola qui è una parolaccia, insomma, la controinformazione, no? Però oggi, no, Matteo Perna, c'è uno strumento formidabile per questo, per veicolare una controinformazione reale, autentica e incidente, di peso, che è la rete, no? La Internet. rete, sì.
Internet purtroppo ha degli aspetti positivi e E altri altri negativi, negativi, non cioè c'è è un dubbio. oceano internet, per cui Google non mi dirà mai cerca Giacinto Auriti, sono io che devo digitare il nome Auriti, quindi prima dei mezzi di informazione sta il Senti, ragionamento. una cosa mi ha colpito molto, che prima del successo elettorale che ha avuto, quindi diciamo, mettiamolo così, prima di scendere in campo, ecco, usiamo questa locuzione, diciamo, famosa, celebre, Beppe Grillo parlava molto del signoraggio, poi questo argomento è stato, come dire, obnubilato, no? Nascosto. Perché, secondo te? Allora, io credo intanto Grillo è sempre stato un uomo di spettacolo da quando è nato fino a oggi, ce lo ricordiamo nelle pubblicità della IOMO, così. Lui ha dichiarato sempre che per aver successo negli spettacoli cercava sempre degli argomenti nuovi, degli argomenti che suscitavano scalpore nella gente, Che attirassero che l'attenzione. attirassero l'attenzione, e è arrivato a contatto del professor Giacinto Auriti, il quale sentiva parlare della proprietà popolare della moneta, Sì, una sì, sì. cosa assolutamente nuova. Sì. E lui faceva gli spettacoli nel 98 in cui parlava appunto del signoraggio bancario, di questa truffa. A un certo punto, quando evidentemente ha cominciato a crescere notoriamente, è stato avvicinato da certi personaggi. Che gli hanno fatto capire Sì, non come. si sa, ci sono dei dubbi, può essere stato minacciato, può essere stato comprato. Per me è sempre stato comprato, è un giullare Beppe Grillo, nasce come giullare. Il giullare ti dice la verità, però alla fine gli fa comodo il sistema. Dietro Beppe Grillo sappiamo c'è Casaleggio, e dietro Casaleggio chi c'è? C'è la JP Morgan, Ah. una banca colossale, c'è la massoneria Sì, dietro certo. E Casaleggio. quindi tu dici, questi poteri, una volta fatto lo spettacolino, ottenuto il risultato, questi poteri si Sì. sarebbero mossi. Il Movimento 5 Stelle conosce perfettamente il tema del signoraggio, ci sono state Appunto. delle interrogazioni parlamentari anche da parte loro, di alcuni di loro, però vedete, oggi grazie a internet chiunque può arrivare a queste cose qui, quindi per loro dirle anche in Parlamento e in TV va bene, come certe trasmissioni che sappiamo, Mistero, queste cose qui, le dicono queste verità. Qual è il punto? Che non è come un Auriti che, siccome arrivano al vertice del problema, parlano solo di quello. Perché non parlano solo di quello? Ma parlano di signoraggio e subito dopo parlano di altri argomenti, come di alieni, di UFO. Perché mi parli di signoraggio e dopo mi parli di alieni? Perché lo metti nello stesso calderone di queste cose, E come posso allora il dire? cittadino medio, lo spettatore medio, che non fa a priori un ragionamento Fa perché non è più tutt'uno. abituato a ragionare, Sì. o dice tutto vero o dice tutto falso. Bisogna distinguere, però Cioè, se tu è metti difficile. insieme, dice una cosa molto Interessante, intelligente e interessante. interessante Matteo Perna, Sì. se tu metti insieme le scie chimiche e il signoraggio, alla fine tutte e due le cose sono da accogliere o da respingere Sì. come frutto di superstizione anche. Esatto. Pronto? No, adesso abbiamo una breve pausa. Scusate, sto acceso il coso, non mi sono accorto, no, no, non era una telefonata. Allora, Matteo, ci ritroviamo su queste cose anche per, voglio dire, spesso bisogna ricominciare da fare un passo indietro, ricominciare dal punto di partenza, no? Mi rendo conto che spesso sembra davvero il gioco dell'oca, però bisogna chiarire che cosa sia questo signoraggio, il signoraggio primario e quello secondario, no? Che molto spesso la gente non sa, no? Sente questa parola, l'ha già sentita, e poi però non comprende quanto questo non sia, appunto, dicevo, superstizione, complottismo, oppure no, espressioni così campate per aria, perché capita le volte che, insomma, lo stesso Tremonti ha avuto atteggiamenti ondivaghi su questa questione, come ricorderà bene sicuramente anche Matteo Perna. Ci ritroviamo fra qualche istante, grazie. E che riguardano la famiglia, la società cosiddetta civile, la bioetica. 049 6311 11, riapriamo subito i centralini. Matteo Perna. Eravamo rimasti alla definizione di base, diciamo, cerchiamo di darla nella maniera più comprensibile possibile al nostro pubblico, di signoraggio. Alfonso Luigi Marra poi l'ha sempre distinto qui a Canalitalia in due sottocategorie, primario e secondario.
L'avvertenza in questi casi, Matteo Perna, ma ti dico una cosa, insomma, che conosci benissimo anche tu, è che spesso rispetto a questa questione si tende a, da parte degli scettici di professione, dire: ah sì, signor Raggio, insomma, che è come provare l'esistenza degli extraterrestri, insomma, no? Allora, il signor Raggio è esattamente la differenza di valore che c'è fra il valore nominale espresso sulla banconota e il costo tipografico. Per esempio, una banconota da 100 euro, il costo tipografico è 30 centesimi, che stampa una banconota da 150, il costo è sempre quello. La differenza è che è, per esempio, 99,70 centesimi, quello è il signor Raggio. Quel signor Raggio lì va in tasca agli azionisti delle banche centrali che sono private. Dovrebbero andare, quella differenza di valore dovrebbe andare al popolo, cioè la BCE e la Federal Reserve, eccetera, dovrebbero trattenersi o addebitarci i costi di produzione, quindi quei pochi centesimi. Ma non basta, perché poi quel valore è raddoppiato, perché siccome l'atto dell'emissione presta denaro, prima ci espropria e poi ci indebita di altrettanto, caricando il costo del denaro del 200%. Auriti, il professor Auriti, che ha scritto questo libro, lo ha dimostrato in questo libro, che il costo del denaro oggi è del 200%. Sì, sì. San Tommaso d'Aquino diceva che oltre il 10% è usura. Usura. Oggi siamo al costo del denaro del 200%. Esatto. Più gli interessi e anatocismo, arriviamo a un costo totale del 270%. L'anatocismo è la tassa sulla tassa, insomma. Esatto, interesse sull'interesse. Interesse sull'interesse. Quindi noi arriviamo, cioè, a uno spreco fiscale, e quando si parla di sprechi fiscali, e questo è il vero spreco, perché noi paghiamo un pezzo di carta, perché l'emissione non ha valore, è un pezzo di carta, lo paghiamo quello che c'è scritto sulla banconota. Un'ultima cosa, Matteo Perna, scusami, perché poi Alfonso Marra, ma anche Della Luna, eccetera, qui dicono, guardate che, ecco, perciò l'espressione qui, il paese dell'utopia, ricaduta della sconfitta del signor Raggio sarebbe quella che il debito pubblico non avrebbe ragione di esistere, no? Esatto, esattamente sì, perché tutto il debito, cioè noi dobbiamo capire che tutta la moneta viene emessa a debito, quindi il denaro oggi è debito. Allora, voi pensate alle conseguenze, perché attenzione, no? Quello che dice Matteo Perna, quello che già ci disse l'avvocato Marra, piuttosto che l'avvocato Della Luna. Tutto questo non ha soltanto un ricasco economico, ma ha una ricaduta fondamentalmente, squisitamente politica e democratica, perché il debito pubblico ci rende schiavi, sudditi e non cittadini. Quindi tutto questo avrebbe un significato di autentica liberazione dei popoli, non a chiacchiere, ma in concreto. Un attimo solo, Matteo. Pronto? Buongiorno Giuseppe da Belluno. Prego Giuseppe. Faccio i complimenti a Matteo per la delucidazione, anche e soprattutto sul Movimento 5 Stelle, che è un movimento creato ad arte per, direi, una sorta di, quello sì, un vero populismo, nel senso che adesso molta gente, io capisco che la sinistra, i scontenti della sinistra votino il Movimento 5 Stelle, ma non accetto che la gente comune o l'elettorato di destra o di centrodestra voti il Movimento 5 Stelle, perché se loro guardano le loro politiche, se loro guardano i profili Facebook, al di là di parlare male dei politici e delle ruberie, loro sono a favore del matrimonio e adozione gay, sono a favore dell'invasione africana e islamica, cioè tutti i temi di sinistra, ma estrema sinistra, loro sono connotati da quella parte lì. Anche, ad esempio, una cosa che tutti ci sono cascati è quella del finanziamento pubblico ai partiti. Togliere il finanziamento pubblico ai partiti è stato un enorme favore che hanno fatto le multinazionali, perché ora le grandi catene commerciali, i grandi gruppi si mettono a tavolino e dicono: a chi diamo i nostri 300.000 euro quest'anno? E se non ci sono loro, non c'è informazione, non c'è stampa. Questo succede un po' dappertutto, però, no, Giuseppe? Anche negli Stati Uniti, che è la patria, insomma, della politica. Anche lì le lobby determinano, quella per esempio di quelli che producono le armi, no? Esatto.
È così, è. Grazie Giuseppe. È così. Insomma, del resto, se il mondo fosse un paradiso, insomma, non avremmo questi problemi. Invece abbiamo questi problemi, perché è così. I comportamenti sono anche di questo genere, insomma, no? Che si tratta di creare, se possibile, per ridurre il danno dei contrappesi, ecco, democratici. Non so, però io, attenzione, starei attento su quel discorso lì, che poi è un discorso, diciamo così, per colpire, per denigrare questo movimento, si dice, no? Non so se il telespettatore Giuseppe ha attribuito un virgolettato a Matteo Perna, lui dice che il Movimento 5 Stelle è un movimento creato ad arte. A parte che si potrebbe dire, siccome la storia è sempre sistemica, pure questo Presidente del Consiglio è stato creato ad arte da qualche potere forte, e chiusa la parentesi qui, no? Allora, cioè, non so, Matteo, tu ti riconosci in questa espressione? L'M5S è stato creato ad arte? Allora, bisogna precisare una cosa. Come diceva Auriti, in ogni partito ci sono persone oneste e persone disoneste. In ogni popolo ci sono persone oneste e disoneste. Bisogna però precisare che oggi ogni partito, ogni organizzazione, ogni società ha bisogno dei finanziamenti. Quando venne fuori il caso di Craxi e Tangentopoli, era il segreto di Pulcinella. Tutti i partiti da estrema destra a estrema sinistra operano mediante tangenti. Certo. Cioè non è. Per cui alla fine, come diceva Ezra Pound, che è il signore ritratto su questo libro, sì. Oggi il politico non è altro che il cameriere del banchiere, ma non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono altrimenti. Perché se voi mettete in confronto un capo di Stato e il governatore della BCE, il capo di Stato ha il potere di chiedere o non chiedere tutto il denaro che gli serve. Il governatore ha il potere di dare o non dare tutto il denaro che vuole. Quindi dei due chi comanda è il governatore della Banca Centrale. Sicuramente. I rapporti di forza sono questi. Pronto? Pronto, buongiorno signor Versace e buon anno a tutti quanti. Sono Rosa di Negrar. Prego signora. Senta, vorrei chiedere un'informazione se è possibile. Che vedo che questa mattina parlate dei canoni lì della televisione. Sì. Pronto? Pronto? Pazzesco. Chi parla? Sono Daniela da Conegliano, buongiorno. Buongiorno. Ecco, premesso alla mia stima a 360 gradi per lei, Versace, la grazie. Seguo da tantissimi anni. Ecco, volevo dirle che l'anno scorso il suo collega Martire, che mi auguro anche di rivedere perché è un grandissimo giornalista, aveva introdotto Fabiuccio Maggiore, non so se lo conosce. No, non ce l'ho presente, signora. Ecco, è un altro ragazzo che ha fatto la tesi sul signoraggio, sì. Che è in gambissima e sta veramente portando avanti anche con i mezzi. Questi argomenti, Facebook, sì. Questo argomento del signoraggio, che io sto seguendo da molti anni, con Auriti, con Mar, eccetera. Però trovo che la cosa venga fatta così sporadicamente oppure sì. Con qualche trasmissione, così. Sì. Io, la vorrebbe più sistematica, signora Lei? No, secondo me dovrebbero queste persone, che veramente, anche poi Fabiuccio è un ragazzo molto giovane, per cui come Perna, che adesso ho conosciuto e sì. Anzi gli ho già chiesto anche l'amicizia su Facebook, sì. Dovrebbero unirsi. Fare rete, fare gruppo. In ogni regione, sì. Nominare qualcuno, un faro su ogni regione, certo. E fare magari un partito che esca dai canoni tradizionali e fare una forza insieme, perché ognuno tratta l'argomento veramente allora. In modo passionale, concreto, però è chiaro che sono uno lì, uno là e uno dall'altra parte. Lei dice in ordine sparso. In ordine sparso. Se invece si uniscono e chiaramente magari chiedono anche un contributo alle persone, perché penso che il pubblico si stia sempre più interessando e anche preparando questo argomento, è chiaro che l'unione fa la forza. Grazie signora Mariella, la ringrazio molto della telefonata. Allora, dunque, un attimo solo, avvocato, e torno perché facciamo un breve passaggio su questo. Allora, ha ragione quando dice l'argomento, su questo argomento bisognerebbe avere un impegno più massiccio, più massivo, più continuo, no? Dando anche una, come posso dire, sistematicità, no? All'impegno mediatico, anche all'informazione o alla controinformazione, come si diceva prima. Va bene un coordinamento. Va bene fare rete, va bene per la serie l'unione fa la forza, no? Quindi va bene fare gruppo. Io non sono d'accordo con lei, signora, su quel discorso della creazione addirittura di una forza politica, di un partito. Personalmente,
Aborro i partiti che nascono monotematici, cioè soltanto su un argomento. Il partito si deve occupare di un po' di tutto, senza avere, diciamo, precostituiti recinti, diciamo, all'interno del quale chiudersi. E poi la realtà partito nuocerebbe, secondo me, all'impegno spassionato su questi argomenti, perché poi si creano interessi, si creano carriere, si creano altre cose. Signora, quindi, diciamo, quello che si perderebbe sarebbe di più di quello che si acquisirebbe, secondo me, col partito. Detto questo, Matteo Perna non è sbagliata l'idea della signora di fare gruppo. Perché c'è questa parcellizzazione, diciamo, dei pensatori, te compreso, voglio dire? Allora, è difficile unirsi proprio per il discorso che dicevo prima, un'organizzazione ha bisogno dei mezzi finanziari. Il concetto principe della signora è anche giusto, è anche dignitoso, assolutamente dignitoso, e andrebbe fatto appunto se ci fossero i mezzi. Il punto qual è? La condizione attuale. La condizione attuale non ci consente di perdere troppo tempo nell'organizzazione. Io ne approfitto per dire che faccio già parte di un gruppo di miei coetanei, amici, che si occupano appunto di signoraggio e non solo di signoraggio, che si chiama Gruppo Novelty, è un gruppo che ho lì a Marcon. Riusciamo a organizzarci perché siamo già nel territorio, perché siamo amici di vecchia data. Quindi in questo senso sì, però io credo che bisogna essere uniti nell'idea di verità. Quando uno è, la verità è quella, è una, e quando tutti siamo uniti nella verità non c'è bisogno poi di andare a organizzare, perché poi si rischia di perdere tempo. Io ho visto, non è la prima volta che mi si chiede di unirsi, di organizzarsi, eccetera, da più parti in mi è stato fede, in buona fede, certamente, diciamo, ma assolutamente sì. Per dare più forza al messaggio dice create un partito. Il partito veramente direi che è proprio l'ultima cosa assolutamente, perché il voto, la maggioranza, non è che se lo decide la maggioranza, creare convinzioni traversali non deve aspettare il voto, deve essere un'inseminazione trasversale, esatto, dal basso, veramente dal basso, esattamente per fare fermentare in tutte le forze politiche questa consapevolezza. È la verità che fa la forza, più e che non, a caso, non a caso nel libro Il paese dell'utopia di Auriti campeggia la fotografia di questo grande intellettuale, grande poeta che era Ezra Pound, esatto, che è sepolto a Venezia. Lo ricordo, un passaggio alla tomba di Ezra Pound a Venezia farebbe bene a tutti. Sì, infatti. E il quale diceva: se un uomo non sa difendere le proprie idee, o non valgono niente le idee, o non vale niente l'uomo. Pronto? Pronto? Chi parla? Ah, sono Francesco da Modena. Dica, Francesco. Buongiorno, auguri e buon anno a tutti. Ascolti, io volevo un'informazione. Sì? Avendo la... Poi arrivo, Non c'è problema. Alicia, non c'è problema. Sì, anche tu. Però volevo chiedere a Matteo Perna, la parte finale del 2015 è stata contrassegnata anche con poi anche dei risvolti politici, no? Con conflitti, sì, di interessi evidenti davanti agli occhi di tutti, insomma, all'interno di questo governo, la questione è il disastro delle banche. Adesso si dice, ma sono piccoli istituti di credito, tutto sommato si è fatto un gran casino così sul nulla. In realtà è venuto meno un elemento determinante nei cittadini, nei piccoli risparmiatori, cioè la fiducia, no? Sì. Secondo te questa è soltanto la punta dell'iceberg e tutto il sistema bancario in queste condizioni? Sì, assolutamente. Come dicevo prima, è il segreto di Pulcinella. Tutte le banche operano mediante titoli tossici. La banca Etruria aveva grandi riserve, delle riserve auree, dava fastidio a un certo tipo di potere, quindi doveva essere assorbita. Ma Intesa San Paolo e Unicredit fanno la stessa cosa, anzi peggio. È solo questione di tempo, ma sono gli stessi banchieri che vogliono che il sistema bancario, cioè che le singole banche crollino. Perché? Perché che strategia c'è? L'obiettivo finale è quello di furti. Creare un nuovo ordine mondiale. Ormai ne parlano tutti i grandi politici, sì, sì, da Obama a Napolitano, tanti presidenti. Lo stesso retro della banconota del dollaro noi leggiamo sotto la piramide
che è il simbolo massonico, Novus Ordo Secularum. Quindi loro vogliono costituire un nuovo ordine mondiale, cioè distruggere tutte le barriere, non solo doganali, della globalizzazione, eccetera, cioè distruggere tutte le nazioni, le identità, le monete varie, tanto è vero c'è stata l'Unione Europea, l'Unione d'Italia, l'Unità d'Italia è stata fatta dalla massoneria anche quella, l'Unione Europea lo stesso, gli Stati Uniti d'America, per riunire tutto quanto in un unico Stato, delle uniche leggi, quello è l'obiettivo, quindi bisogna far crollare questo sistema qui per crearne uno nuovo, dove sarà una forma di totalitarismo, certo, totalitarismo che deve esserci, ma sarà un totalitarismo non cristiano, cattolico, romano, ma satanico, e luciferino, dove lo stesso Albert Pike, massone, 33° grado della massoneria, dirà che la mescolanza razziale deve esserci al fine di creare una subumanità resa bestiale appunto dalla mescolanza razziale per il dominio dei popoli, affinché poi lo stesso ateismo dovrà collare per dare spazio alla pura dottrina di Lucifero. E ci stiamo arrivando, e vorrei leggere un secondo perché volevo collegarmi con l'avvocato che parlava molto spesso del giudizio di valore, che queste tematiche della moneta riguardano anche i valori morali e etici. Certo. Quando il giudizio di valore è costruito sulla base filosofica del monismo hegeliano, in cui si confonde l'oggetto col soggetto per la riduzione della realtà all'idea della realtà, nel cosiddetto idealismo kantiano dell'illuminismo, si rende immanente il momento strumentale oggettivo con quello edonistico soggettivo, con la conseguenza di personificare lo strumento, cioè il cellulare diventa uomo. Nasce così il concetto di società senza contenuto umano, il fantasma giuridico che ha caratterizzato l'avvento del capitalismo, di cui l'usurocrazia, intuita da Pound, è parte costitutiva ed essenziale. Cioè, questo ha un legame molto forte con quanto diceva. Assolutamente. A proposito delle famiglie. L'indifferenza fra uomo e donna, l'indifferenza fra morte e vita. L'indifferenza. L'indifferenza. E mentre una volta Auriti distingueva il potere, quello a viso aperto, in cui una volta le guerre che c'erano, anche una volta nel Medioevo, però conoscevi il nemico. Fino al fascismo, alle due dittature, una di destra e una di sinistra, conoscevi magari quale poteva essere il nemico. Oggi non c'è più il nemico. È, come diceva per Paolo Pasolini, il potere è senza volto. Senza volto, esattamente. Pasolini capì molte di queste cose. Esatto. E quindi noi dobbiamo cercare di capire appunto chi è che vuole tutto questo. Chi vuole tutto questo è chi paga. E chi paga sono le banche centrali. Noi dobbiamo capire, il discorso essenziale di Auriti è la teoria dell'indotto monetario. Cioè la moneta è come l'indotto fisico della dinamo, che se circola la moneta ha valore, si satura di valore. Se la moneta non circola non ha valore. Questo significa che è la convenzione sociale che dà valore alla moneta, non è certo il tipografo. Certo. Se noi mettiamo Mario Draghi in un'isola deserta a stampare moneta, il valore monetario non nasce. Ma tu non hai, lo dico una cosa banale, faccio una domanda che porrebbe anche insomma, qualsiasi cittadino, qualsiasi ascoltatore che si stia seguendo, non hai paura per la tua vita di affrontare questi argomenti così, di fare denunce come quella contro Draghi? Sì, no? Sì, io ho fatto la denuncia un paio di giorni fa. Cioè nessuno ha tenuto all'eroismo, voglio dire, no? Sì. Il coraggio non è follia, no? Il coraggio, diceva Napoleone, che purtroppo ha combinato un sacco di macelli, però alla fine si è ribellato al potere usurocratico. Lui disse che il coraggio degli uomini e la virtù delle donne fanno il destino dei popoli. Noi abbiamo bisogno di uomini di coraggio, certo, e della virtù delle donne. Cioè, ci sono nell'umanità ci sono stati personaggi ben più potenti di te che, secondo qualcuno, ci hanno rimesso le penne, cito sì, per esempio John Fitzgerald Kennedy, proprio su questi argomenti, su questi temi, no? Esatto, lui emanò il principio costitutivo, adesso non mi ricordo, 100, che dava praticamente il potere allo Stato di battere moneta, esatto, collegato alla Federal Reserve privatista. Un mese dopo fu assassinato, sì, a Dallas. Sì. La stessa cosa per Abraham Lincoln, il quale
per fare la guerra fra nord e sud aveva bisogno di denaro e si era indebitato coi banchieri privati. A un certo punto si accorse che consegnò la sovranità politica ai banchieri privati. Quando stampò il greenback, scollegato dal potere rothschildiano di questa famiglia che domina il sistema bancario mondiale anche oggi, lo fecero fuori. E si pensa anche a Aldo Moro, che stampò le 500 lire alate, sì, scollegando appunto dal potere, scollegato dal potere usurocratico, privatistico, e fu assassinato. Furono molti casi. Lo stesso, vorrei citare uno dei capi della polizia, Arrigo Molinari, che denunciò la Banca Centrale Europea nel 2005 per gli stessi reati, e una settimana prima che aveva la prima udienza contro la Banca Centrale fu assassinato, 30 coltellate, e nessuno ne parla. Io non sono nessuno, lui era un grande funzionario che seguì anche il caso di Luigi Tenco, è stato fatto fuori. E non bisogna aver paura, perché diciamo la verità, quando uno ha la consapevolezza della verità non può aver paura di essere fatto. No, ma certo, no, che no, ci sia, non c'è dubbio. Matteo Perna, 049 6311, come? Che ci sia un messaggio diabolico, questo è vero, però mi veniva una riflessione, la faccio a voce alta, che è questa: noi dobbiamo anche essere ottimisti, perché lui ci ha detto le porte dell'inferi non perverranno, per cui proveranno a far tutto, ma stai tranquillo che lui non mente, per cui sarà con noi sempre, e queste forze diaboliche del male saranno sconfitte finché ci sono uomini come te che hanno il coraggio della verità e di dirlo, finché ci sono uomini come Papa Francesco, come tanti altri nell'anonimato, nella cosa, come ci sono anche delle persone brave nel mondo islamico, che per esempio i sufi del mondo islamico, che sono dei grandi pensatori, dei mistici, pregano il buon Dio proprio perché questo non avvenga. Allora io credo che tutte queste forze del bene, che non fanno opinione purtroppo, che non fanno opinione, ma con la complicità un po' della massoneria, diciamo giornalistica, della massoneria, sì, dell'informazione, sì, di tutto, sì, quello che c'è dietro e via. Però alla fine per il credente le porte dell'inferi non perverranno. Speriamo che sia così. Pronto? E lui sarà con noi fino alla fine. Fino alla fine dei giorni. Chi parla? Sono Enzo da Pavia. Dica, Enzo, lei ci sta seguendo in TV? O ci telefona no, senza... No, adesso non lo vedo più perché devo cambiare canale. Che è una trasmissione radiofonica, ragazzi. Dai, Enzo, sì, dica. Senta, volevo riferirmi al canone che parlava. Vediamo se qualche altro. Buongiorno. Anche lei alla radio? No, io sono su Serenissima. Oh, e noi siamo Serenissimi se lei ci segue da lì. Come si chiama? Nazareno, telefono da Rivalta. Prego. Buongiorno dottore, a lei e ai suoi ospiti mi conceda 2 minuti perché questa mattina c'è veramente, sento che una cosa mi indigna, perché c'è purtroppo queste leggi contro la creazione naturale che il buon Dio, il buon padre ci ha sempre trasmesso, mi fanno indignare, ma mi fanno indignare perfino i cosiddetti credenti, il clero sia cattolico sia protestante, che non spendono una parola in più per contrastare queste leggi di questi giudici che sinceramente vogliono, mettersi proprio, fare da creatori, ecco. Sì. La cosa, guardi, che voglio dire a quel ragazzo che ha parlato di satanismo. Sì. Io vi invito a studiare attentamente la Rivelazione e il Vangelo, per seguire i segni dei tempi. Noi siamo al tempo del giudizio, dove Cristo Gesù si sta preparando al ritorno, perché nessuno può sconfiggere il bene. Dio al momento opportuno reagisce, e i tempi sono maturi per il ritorno di Cristo, quindi abbiate pazienza, abbiate speranza come me, un cristiano che prega sempre e crede nel Padre Celeste come creatore. Volontà. Grazie Nazareno da Rivalta, grazie molte della sua telefonata, un abbraccio sincero.
Alicia Knur, mi dici qualcosa a proposito di questa questione che è ritornata adesso in alcuni comuni con, diciamo, sull'abbrivio, sulla spinta della questione del terrorismo, dell'ISIS, eccetera. A proposito di integrazione, si è detto no, la donna non può entrare in banca all'ufficio postale. Non per fortuna. No, dico, sì, ho capito, ma su Serenissime? Sì, su Serenissime, su 15, canale 15, Veneto. Sono dall'Alto Vicentino. Ci vede bene? Vicino a Asiago. Ci vede bene? Ci vede benissimo. Molto bene. Vede benissimo, signor Versace. Bene, suoniamo le campane, dica Giuseppe. Premetto che per fortuna Dio esiste. Certo. Premetto che per fortuna Dio esiste. Certo. E dopo tutte queste cose che ho ascoltato questa mattina, delle bestialità, delle crudeltà, dei discorsi satanici, delle cose miserabili che riduce l'uomo a, non voglio dire una cosa tremenda, voglio solo dire una cosa, adesso sarò odiato forse da tutti. Cosa? Che venga una guerra mondiale atomica, no, che Giuseppe, questo mondo venga distrutto. Si può buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca. Che rinasca più sano. Ma perché, più giusto, Giuseppe, più onesto. Giuseppe, secondo lei le cose che abbiamo detto questa mattina che hanno... No, sono state orribili, non per colpa vostra, avete detto le verità voi. Ecco, questo le volevo chiedere, cioè non è esagerato. Viviamo in un mondo orribile, anche il giovanotto che ha parlato. Sono stato perplesso io a sentire quelle cose lì, il satanismo, questo, quello, le religioni invece di andare a corto si lottano, si uccidono, si ammazzano. Allora bisogna che il mondo venga una guerra mondiale atomica, che il mondo venga distrutto come ha fatto Gesù col diluvio universale e la vita cominci più onesta, più giusta per tutti. Certo. E ci vorrà del tempo. Grazie Giuseppe dall'Alto Vicentino. Allora, esclusa la terza guerra mondiale, no? Oppure ci proiettiamo già alla quarta, non so come dire. E Matteo Perna, qual è la forma di resistenza realisticamente praticabile ed efficace? Allora, il telespettatore che ha appena parlato purtroppo ha già annunciato l'avvento della terza guerra mondiale che è imminente. Perché è imminente? Perché lo vogliono loro stessi. Lo vogliono loro stessi, creare il completo disfacimento etico e morale e il più grande crack finanziario della storia dell'umanità, che comporterà a una guerra ovviamente pilotata dall'alto, dove i popoli saranno annientati per dar luce, ancora una volta lo ridico, al nuovo ordine mondiale, cioè un falso mondo di pace. L'umanità deve essere ridotta da 7 miliardi a 1 miliardo di persone, più o meno come nel Medioevo. Loro vogliono questo. E questo è un piano che non lo dico io, lo dice un certo Albert Pike, lo dice tutta la massoneria. È un progetto appunto di dominio mondiale che culminerà con l'inserimento del microchip sottocutaneo sulla mano destra, sono, sulla fronte. Sono scenari che, insomma, alcuni film hollywoodiani e hanno già affrontato. Non è, purtroppo i film hollywoodiani ce lo narrano e ce lo spacciano forse come fantascienza. Forse in qualche modo ci preparano a questo. Ci preparano, infatti i telegiornali, quelli dei mass media, dovrebbero passare al reparto fantascienza, mentre quei film lì sono realistici. Che fanno che derivano poi da Brave New World, dal mondo nuovo di Aldous Huxley. So se lo di Aldous Huxley, ecco. Ce lo ricordiamo. Quindi sono tutta gente massonica, filomassonica, transumanista, che prevede la fusione dell'uomo nella macchina, perché questi vogliono elevarsi a semidei, vogliono cercare la vita eterna su questo mondo, invece di cercarla nell'altro mondo, la vita eterna. Ma una persona non come preveranno, te... Non preveranno, non preveranno. Non preveranno, certo. Ma una persona come te, che ha? Quanti anni hai? 28. Che vive la sua gioventù, la sua giovinezza, il fiore degli anni, eccetera, ma con queste idee, questa consapevolezza, che futuro ti prefiguri, scusami, Matteo? La domanda sorge, si dice una volta spontanea. Il futuro su questo mondo va cercato veramente poco, va cercato il futuro dell'altro mondo. Ed è quando si ricerca il futuro nell'altro mondo che poi si vive bene anche su questo mondo. Sì, perché quando uno crede, secondo logica, secondo giustizia, che esiste un Dio trascendente che ha dato delle regole e se tu non rispetti quelle regole vai all'inferno, a me conviene essere giusto, non è più giusto quello che mi conviene. È questo che ha caratterizzato il vecchio ordine mondiale,
cioè il Medioevo, di cui i nostri libri di scuola ne parlano tanto malissimo, male, come un secolo, come un periodo oscurantista. Sì. È vero che c'erano i delinquenti, è vero che c'erano le guerre, ma non c'era la perversità che c'è oggi. C'era un limite, e anche il peggior delinquente, alla fine, ci sono stati molti casi in cui gente che ha fatto di tutto, però a un certo punto diceva: cavolo, io sto per morire, sto per andare all'inferno. Mollava tutto, dava tutte le sue ricchezze rubate ai poveri e costruiva le chiese da solo, e moriva costruendo le chiese. Sì, sì, sì. Questo è il grande... Cioè c'era questa resipiscenza, questo pentimento. Esatto. Non c'è, che non c'è. È già una benedizione che i giovani di un tipo vero di ragioni... L'abbiamo trovato. Io mi auguro che ne siano di più. Ultima pausa, grazie regia, poi concludiamo, Matteo. Lo chiamo da Padova. Prego, Italo. Prima di rivolgerle una supplica, e dopo lei vedrà di che si tratta, intanto la voglio ringraziare per la trasmissione da brividi di oggi, come è stata definita, anche se il suo giovane saggio ospite ci ha dato un brivido di serenità quando ha fatto l'ultimo intervento. È bravissimo Matteo Perna, abbiamo scoperto un personaggio che sì, ci conserveremo caro, diciamo, ma soprattutto per il coraggio che testimoni, che dimostra, ecco, insomma. E io la voglio ringraziare anche, prima di chiedere di dire quello che vorrei dire, la voglio anche ringraziare per la trasmissione del 31. Perché lei, la supplico anche in questo senso, di guardare bene nei suoi archivi, perché quel cardinal Tonini, lei ce lo deve mostrare tutto, è di una chiarezza, di una limpidezza, di una esaustività impressionante. Io, guardi, anche l'ultimo dell'anno ero commosso dalla sua trasmissione, perché quell'uomo, quel figlio di uomo che è il cardinal Tonini, ci dice delle cose che se noi ascoltiamo pazientemente sono di una bellezza, guardi, strepitosa. Straordinaria. Detto questo, io la supplicherei, dottor Versace, proprio come regalo di Natale, di farmi leggere 4 versetti di Giovanni al capo 16, dai versetti 7 al versetto 11. Lo posso fare, dottore? Ne ha la facoltà, si dice noi. Grazie, dottore. Ma io vi dico la verità, è Gesù che parla. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Sì. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Esatto. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Io non posso dare giudizi su quello che ho letto, perché mi ci vorrebbe tanto tempo. Certo. Però mi creda, dottor Versace, questa è la verità. Grazie. Il principe del mondo è già condannato, e la risposta l'ha dato il suo giovane vecchio ospite quando ha fatto l'ultimo intervento. Io non so come ringraziarla per la possibilità che lei mi ha dato di leggere questi 4 versetti, ripeto, Giovanni, capo 16, versetti 7, 11. Grazie. Grazie molte, un abbraccio Italo da Padova. Raccolgo molto volentieri evidentemente la supplica, poi con Luciano sfondo una porta aperta, la supplica che mi rivolge, tra virgolette, di rivedere Ersilio Tonini, l'arcivescovo emerito di Ravenna, che era un caro amico, ho già raccontato una cosa, lo faremo rivedere, ne ho diverse di ore di conversazione con lui, straordinarie. Ho ricordato un particolare, Luciano, di un'estate in cui ero sotto l'ombrellone, in costume da bagno, attorniato telefonata. No, se quello era il quesito, mi pare che sia risolvibile con un automatismo, voglio dire. Matteo, allora, è un libro scritto da il faro, il punto di riferimento in termini di signoraggio, eccetera, il professor Auriti. Professor Auriti, Il paese dell'utopia. Ecco. Le risposte alle 5 domande di Ezra Pound. Edizioni? Tabula Fati. Ecco, ripetiamo allora il titolo, Il paese dell'utopia, Giacinto Auriti, eccolo qua, in copertina trovi in questa edizione. In internet si può trovare l'immagine di Ezra Pound. E non in libreria tipo Feltrinelli o Mondadori, esatto. Però in internet si trova da ordinare. Pronto?
C'è un'altra chiamata, regia? Ne stiamo andando in onda. Buongiorno. Più di così, non so. Posso parlare poi con... Chi è? Piero da Cagliari. Piero da Cagliari? Sì. Dica. Per quanto riguarda il canone RAI. Piero, mi scusi la domanda che faccio io adesso al sondaggista. All'inizio era stata una cosa. Sì, sì, chiaro. Questo è automatico, come dicevamo qui anche in studio. Sì. Grazie, Piero. Un abbraccio, un saluto come faccio, dico sempre, alla meravigliosa isola della Sardegna, che è un continente vero e proprio, cioè un mondo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Franco da Mestre. Franco, dica. Buongiorno a lei. Senta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io vedo Canale 15, tanto così per darle anche queste informazioni. Sì, sì, ci serve sapere, sì, grazie. Serenissima, sì, da Mestre. Senta una cosa, è un piacere intanto che lei abbia un parterre di ospiti veramente così eccellenti, in particolare il dottor Perna, chiedo scusa se pare, no? Sì, sì, Perna, Matteo Perna, sì. Ecco, perfetto, mi auguro veramente cuore di rivederlo molto spesso sulla vostra TV. Sì. Perché il tema che ha trattato ovviamente non è diciamo di facilissima comprensione e comunque... la massa non ha, diciamo così, né gli strumenti né la curiosità per approfondire appunto queste questioni che sono assolutamente centrali. Io vorrei porre al dottor Ferna se può dare, diciamo così, una sua opinione in merito, sicuramente ce l'ha, che cosa ne pensa dei fatti dell'11 settembre 2001, ossia è plausibile, io ho già le mie risposte perché mi sono, diciamo, continuo a fare le mie ricerche su internet, continuo a ricercare, a guardare i filmati, i documenti, le inchieste, eccetera, quindi sì. una risposta me la sono già data. E, come premessa, Berlusconi, abbiamo saputo tutto di tutte le donne che sono andate sotto le lenzuola insieme a lui, più o meno, di tutte le cene dei tipi antipatici che mangiava, insieme ai commensali, eccetera, eccetera, eccetera. Su una tematica così importante che ha segnato una svolta mondiale, diciamo così, e con tutta la documentazione che c'è, non c'è nessuna TV italiana o straniera che parla di questo. Vorrei ricordare semplicemente una cosa per chi non è a conoscenza: il Parlamento giapponese ha dedicato un'intera seduta a disquisire sull'aereo che avrebbe impattato contro il Pentagono. Sono giunti alla conclusione che nessun aereo ha impattato contro il Pentagono. Mi pare evidente. E parliamo del Parlamento giapponese. Mi pare evidente, sì. Grazie. Franco, allora l'opinione sull'11 di settembre, poi ci ritorneremo. Grazie molte. L'ultima telefonata, perché vorrei dare la possibilità a Matteo Perna di replicare a questa domanda, perché interessante. Tante volte i telespettatori hanno posto questa questione. Ma poi c'è anche un film di Michael Moore famosissimo, no? Tanti altri documenti bollati come teorie, diciamo, strampalate, assurde, complottiste, no? Il complotto, sì. In realtà non è la prima volta nella storia che vediamo cose del genere. Per esempio per l'Harbor lo sapevano benissimo, che anzi hanno incentivato di essere attaccati, perché a un certo punto la Standard Oil non gli ha dato più il petrolio, anzi gli ha addirittura negato ai giapponesi di andarselo a prendere in altri paesi. È ovvio che questo l'hanno preso come una dichiarazione di guerra, si sono fatti attaccare per giustificare il grande stile ingresso in guerra degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. E la stessa cosa l'11 settembre, col crollo delle Torri Gemelle hanno avuto il gran pretesto di entrare a fare le guerre all'Afghanistan e all'Iraq, per il discorso del controllo geopolitico del petrolio e di insediare le loro banche centrali, perché quelle banche centrali lì non avevano agenti Rothschild, guarda caso. E sono pochi gli stati al mondo che non hanno agenti Rothschild. L'Iran, Corea del Nord, Cuba e pochissime altre. E la Libia fino a Gheddafi. Le altre sono tutte infiltrate. Sì, 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 assolutamente. Mm. E la Costituzione americana, infatti... prevede che gli Stati Uniti non possono entrare in guerra a meno che non vengano attaccati. Questo non è una prova, però insomma lascia ben pensare che queste cose qui siano delle messe in scena, come per esempio gli attentati dell'ISIS, che guarda caso tra le macerie si trovano intatti i documenti di questi qui lottatori. Sì.
impossibile da credere. Ma, rispetto a chi dice con scetticismo che queste sono teorie che non stanno all'impiedi, insomma, come replichi? Cioè, voglio dire, poi è chiaro che la base probatoria è molto discutibile, no? Cioè, tu sei profondamente convinto che questa sia la matrice. Sì. Io ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica di Venezia contro la BCE pochi giorni fa, portando come prova fatti notori e un paio di ragionamenti logici. Qual è il fatto notorio? Tutti sanno che le banche prestano. Certo. Tutti lo sanno, non c'è nulla da dimostrare. I fatti notori non hanno bisogno né di prove né di accertamenti giudiziari. Appunto. Sono notori. Sì. Questo è un libro, ve lo faccio vedere, non ho bisogno di dimostrarvi che è un libro. Lo sì, è. Lo vedete. Ora, siccome prestano, qual è il passaggio logico? Prestare è una qualità del proprietario. Certo. Chi presta è il proprietario. Si presta a qualche cosa che si ha. Benissimo. Qual è la conseguente logica? Che tutto il denaro è di proprietà del sistema bancario. Tutto. Quello cartaceo e quello elettronico, virtuale, scritturale. Quindi noi ci illudiamo di essere i proprietari dei soldi che abbiamo in tasca. Noi siamo i debitori. Quando noi lavoriamo, oggi lavoriamo per pagare debiti. Quando una persona si presenta e chiede un mutuo, oggi non lo danno a fronte di grosse garanzie, ma sì. Quando ogni volta che la banca concede un mutuo, sì. Non è che quei soldi lì li prende dai correntisti o dal direttore della banca e li presta, li crea nuovi dal nulla. Dal nulla. E nel tempo stesso in cui li presta li diventa proprietario. Quindi noi stiamo parlando di falsari legalizzati. Certo, legalizzati. Certo. E con la F maiuscola, è così. Non è il piccolo falsario, non sì, è il sì. Piccolo usuraio, qua si sta parlando, Giacinto Riti parlava della grande usura che domina il mondo. Uh-huh. E, prima parlavamo del fatto che anche i mass media ci tengono a non parlare del bene che ancora oggi c'è nel mondo, è evoluto, però dobbiamo prendere atto del fatto che oggi il mondo è di Satana. Professor Auriti, che era cattolico, sì. Ha dimostrato come la moneta debito, cioè la moneta che stiamo utilizzando noi, il dollaro, l'euro, sì. Lo yen, sì. Anche tutte le monete sì. Del mondo, siano monete nate attraverso l'Eucaristia di Satana. Qui bisognerebbe fare tutto un discorso quindi legato satanismo. Sì, al giudaismo talmudico, il protestantesimo e la fondazione della Banca d'Inghilterra avvenuta nel 1694. Interessantissimo, Matteo torni. Va bene? Certo. Ci diamo un appuntamento a presto, anche perché è stato molto gradita la tua presenza, molto apprezzata da parte del nostro pubblico. Arrivano telefonate, messaggi, insomma un grandissimo successo. Matteo Perna, esperto di economia, di finanza, di signoraggio, tornerà, il plenario secondario, tornerà qui da noi a Canale Italia. Grazie, come del resto anche l'avvocato Vinci, non abbiamo esaurito l'argomento. No, certamente. Ci siamo ritrovati.